Ciao a tutti amici, oggi abbiamo una bellissima notizia da darvi. Esatto, da oggi potrete trovare online il nostro nuovo gioco Escape Room Liberiamo Masha. È un escape room divertente che vi farà passare un pomeriggio diverso dal solito. Si può giocare fino a un massimo di 5 persone consigliate, meglio se tra i 6 e i 12 anni. Il gioco dura almeno 40 minuti se siete dei bravissimi detective, magari i più grandicelli tra voi, mentre i più piccolini ci metteranno un'ora e qualcosa. Ah, e ci vorrà la complicità di un adulto, un nonno, uno zio, un genitore, che dovrà preparare il gioco, seguendo le istruzioni che invieremo. Per acquistare il gioco, chiedete a un adulto che dovrà andare su eBay, cliccando il link che c'è qui sotto in descrizione. Non appena avete acquistato il gioco, entro massimo un'ora arriverà una mail, che però voi non dovrete guardare. Chi vi ha acquistato il gioco dovrà leggere bene le istruzioni, stampare le schede in allegato e preparare il tutto. Non preoccupatevi, è molto semplice. La preparazione sarà di circa 10 minuti. Vedrete, si divertiranno anche gli adulti insieme a voi. Già. Che ne dici, nonno? Facciamo vedere in anteprima l'inizio del gioco. Certo, così i nostri amici si renderanno conto di cosa si tratta e vedranno subito se è una cosa che può piacere loro. Giusto. Bene, allora vi lasciamo al video con l'inizio del gioco. Eccoci qui. Spazzatura buttata. Già. Masha, siamo tornate. Vieni a fare merenda. Masha! 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 Forse sarà andata in cortile a giocare. Il telefono. Scusami, Alexander. Arrivo, arrivo. Masha, sei tu? Mamma, aiutami! Masha, dove sei? Buon pomeriggio, signora. Si ricorda di noi? Ora abbiamo con noi sua figlia. E faremo un'altra telefonata per dirle quanti soldi dovrà consegnarci per rivederla sana e salva. Oh no, mamma mia! Oh no, Masha! Anna, caccia il tesoro! Zitta tu, zitta! Oh no, la mia povera Masha! Mamma, credo di poter trovare Masha. Ma che stai dicendo, Anna? Masha ha detto caccia il tesoro. E prima Masha stava preparando una caccia al tesoro per me. Credo se seguiremo gli indizi la troveremo. Oh Anna, spero tu abbia ragione. Guarda, qui sul tavolo c'è il primo biglietto. Vai, leggiamolo. Vediamo un po'. Da qui ha inizio la caccia al tesoro. Segui gli indizi e troverai il tesoro. Il primo indizio parte da ora. Buona fortuna. Forza, aiutateci anche voi da casa. Allora che ne dite? Cosa vi sembra interessante? Speriamo che questa idea vi piacerà. Buon divertimento! Divertimento!